buongiorno. Buongiorno. Scusi, da dove si parte? Da lì. Da lì? Sì, parte tutto da qui. Sul museo domina la statua di Ferdinando II di Borbone, che è stato ritratto con lo scettro nell'atto di ordinare nel 1842 la costruzione del reale opificio meccanico borbonico di Pietrarsa. Una industria che per un certo periodo ha prodotto materiale siderurgico, anche materiale bellico, principalmente cannoni e fusti di cannone. Solo poi, dopo il 1860, è iniziata la riconversione in una grande fabbrica per la riparazione delle locomotive a vapore. Una storia non interrotta che si è conclusa nel 1975 con la chiusura dell'Officina delle Ferrovie dello Stato e da lì, dopo un decennio, la reinaugurazione come Museo Nazionale della Storia Ferroviaria Italiana. Del passato di Pietrarsa come impianto manutentivo rimangono presse, magli, calandre e tutta l'attrezzatura tipica industriale di una grande officina. Come possiamo vedere, le dimensioni erano proporzionali a quelle dei materiali da lavorare, e cioè grandi caldaie, grandi telai. Pensate che questa pressa del 1912 era alimentata dapprima da una grande turbina a vapore e poi da un compressore ad aria. Serviva ad appiattire, a fusolare, a ricavare pezzi metallici che i nostri artigiani, i nostri operai avrebbero poi reimpiantato sulle locomotive da revisionare. Un particolare strumento è la calandra, e cioè questa grande macchina per la piegatura delle lamiere circolari. Cosa accadeva? Il foglio metallico veniva introdotto in questa apertura e attraverso una pressione comandata dai rulli usciva dall'altra parte con una forma tondeggiante, circolare. È la forma che conosciamo, tipica delle nostre caldaie. Si piegavano quindi superfici molto ampie e la tecnica doveva essere esatta per poi sorreggere i grossi sforzi del vapore, tipici appunto di una caldaia per locomotive. Dal primo treno, all'interno del Museo di Pietrarsa, si può percorrere idealmente tutta l'evoluzione storico, tecnica e del design del treno in Italia. Dalle prime locomotive a vapore, a quelle importate dopo la Prima Guerra Mondiale, alle possenti e autoritarie locomotive elettriche trifasi, fino alle littorine e alle carrozze di prima e seconda classe. Pietrarsa, dunque, come opificio borbonico, poi come officina grande riparazione delle nostre ferrovie. Si chiude così l'epoca industriale di questo sito, con la revisione nel dicembre 1975 di questa locomotiva, la 640-088, che, ritornando a correre sui binari, chiude l'epoca della fabbricazione e della riparazione delle locomotive a Pietrarsa. E al termine di questa cavalcata tra locomotive, carrozze, singolari mezzi ferroviari, non mi resta che darvi l'arrivederci alla prossima puntata della Piazzetta della Fondazione.